Una battaglia. È inutile chiedere ad un ferito grave se ha il colesterolo o gli zuccheri alti. Si devono prima curare le sue gravi ferite, poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite di ciascuno. Mi chiedevo davanti a queste parole di Papa Francesco, e le nostre ferite quali sono? La nostra comunità bitrittese, di quale cura ha bisogno? Ci possono essere cose più gravi e magari cose meno gravi. Quali sono le priorità che siamo chiamati a darci davanti alla Vergine Santissima Odigitria? Ne elenco brevemente tre. Mi fa piacere che lei, signor Sindaco, ha citato prima quella che è la medicina della misericordia, come diceva San Giovanni XXIII. Tre mi sembrano essere in questo momento storico tre delle malattie più gravi, tre cancri che forse vanno estirpati dal nostro cuore e dalla nostra società. Innanzitutto l'egoismo, quando il mio io prevale sull'altro. Il mio interesse arriva addirittura a creare delle fratture, delle divisioni, dei rancori. A nessuno è lecito seminare divisioni e rancori. Fosse anche il più nobile motivo, non può assolutamente giustificare il prevalere del mio io. L'indifferenza. Conosco davvero chi mi accanto, conosco davvero quello che è il cuore del mio fratello, conosco davvero che cosa sta vivendo il mio dirimpettaio, non per farmi i fatti suoi, per entrare morbosamente nelle sue questioni, ma per essere suo sostegno. Sono capace di farmi carico di chi mi accanto, di offrire, come diceva Madre Teresa di Calcutta, non solo le mie cure, ma anche il mio cuore a chi mi è vicino. Terzo cancro della nostra società e del nostro cuore, probabilmente, è la maldicenza. L'incapacità, cioè, di dire bene degli altri. Chiudiamoci la bocca quando sto per dire una cattiveria. Chiudiamoci la bocca quando sto per parlare male di qualcuno. Ma io sono sicuro che è così. Ma chi te lo dice? Che ne sai di che cosa è nel cuore dell'altro in quel momento? Che ne sa che cosa sta vivendo l'altro? Ogni maldicenza non è gradita a Dio, allontana da Dio. E allora, come figli devotissimi della Vergine Santissima, chiediamo proprio questa medicina della misericordia, perché possiamo sanare il nostro cuore da ogni egoismo, da ogni indifferenza, da ogni maldicenza. Che il Signore ci aiuti oggi e sempre così. E solo così cresceremo nell'armonia, nella gioia di essere insieme. E io penso che per una mamma, non sono né mamma e né papà io, ma io penso, e voi mamma e papà, nonni e nonne, mi darete forse ragione su questo, penso che per una mamma, per un papà, non c'è gioia più grande che vedere i figli uniti, volersi bene. La Madonna è felice se noi ci vogliamo bene. Per questo affidiamoci tutti insieme a lei. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E grazie di cuore davvero a tutti e che sia una santa festa per tutti noi.